Salve a tutti. Eccoci qua, sono Shams per le previsioni della New Moon e della Libra e dell'eclissi di sole che credo sia proprio ora. Perfetto orologio, senza avvisare come sempre. Eccomi qua che cerco di avere qualche informazione su quello che mi arriva per questo nuovo ciclo, questo nuovo inizio. Voi sapete che io amo profondamente le crisi e adoro, perché sono nata in un corridoio e quando ci sono questi corridoi belli, intensi, questa energia bella intensa, mi ci trovo proprio bene. Però sì, periodo carico soprattutto per le relazioni, soprattutto per quello che Angela dice, io no. È certo un periodo intenso, Angela, lo so, molto intenso per tutto, ma eclissi oscurano qualcosa per portare la luce, qualcosa che non ci serve più, no? Ciao Eva, ciao Renzo, ciao Ahmed, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti. Semplicemente invece di giudicarci e di spingerci, proviamo a fluire, no? Cosa ci dice questa Luna è libera proprio di imparare anche a comunicare, no? Con gli altri, di sentire come dobbiamo comunicare, che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo relazionarci, no? È potente perché queste eclisse sono fuoco. Ciao Moonchild, ciao Irish, ciao Luisa, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti. Vediamo un po' che cosa ci vuole dire questa luna, che messaggio ci vuole dare. Segno per segno, sapete, cerco di condividere. Aspettate che condivido intanto il video, come sempre dimentico. Ci sono. E vediamo un po' che cosa ci vuole dire. Pronti? Cercate di stare più calmi possibili. Semplicemente ascoltiamoci, senza giudicarci troppo, senza spingerci a fare cosa, a pretendere da noi stessi tanto. Ciao Elga. E vediamo un attimo che cosa. Partiamo dall'Ariete. Vediamo quali sono le previsioni per l'Ariete. Questa luna in bilancia con eclissi di sole, eclissi di Shams, perché il mio nome in arabo vuol dire sole. Quindi vediamo un po'. Ciao Valeria! Benvenuta, benvenuta. Allora, intanto per l'Ariete c'è una grandissima ricerca e un coraggio che deve avere per camminare in questo corridoio di eclisse e in questa nuova luna in bilancia. Forse perché ce l'ha di fronte, forse perché l'Ariete parte sempre senza pensare troppo a questo suo fuoco, invece in questo momento c'è bisogno di prendere quella luce e andare a illuminare
vedete esattamente che cosa è per voi senza avere paura, quindi nessuna paura, proprio state molto tranquilli. Di nuovo per l'Ariete, dovete veramente camminare e iniziare a capire che cosa è per voi. Come vi dico sempre, voi dovete stare comodi. E ci sono strade che si aprono proprio per un nuovo inizio, Ariete, proprio per camminare in quella strada che è proprio per voi. Quindi non preoccupatevi troppo di tutto quello che avete intorno, ma datevi la possibilità di poter aprire un ciclo che sia veramente per voi. Okay? E c'è proprio una strada che è aperta per voi. Ma cosa vi è richiesto, Ariete? Vi è richiesto di cambiare col modo di vedere le cose, cambiare il modo di guardarvi, cambiare il modo di sentirvi, ok? E di smettere di stare, come dire, con quel velo. Quindi bisogna veramente in questo momento mostrarsi, perché quello che è la cosa più importante in questo momento è il segreto, la chiave che apre e che vi può aiutare a passare questo momento è: mi mostro semplicemente come sono, mi mostro per quello che sono. E Ariete, per voi è proprio giunto il momento veramente di guardare come siete, di accettarvi come siete, di non porvi troppe domande e di andare nell'essenza, andare veramente dentro e comprendere che cosa è veramente per voi. Un po' di messaggi su internet. Allora, smettete di sentirvi perseguitati, perché voi avete la riuscita nelle vostre mani, quindi lasciate perdere tutte le persone che possono essere invidiose, che possono dire cose. State voi, camminate, guardate avanti, guardate la vostra strada. Tutto è lì che vi sta semplicemente attendendo. Quindi non preoccupatevi troppo, ok? Ci sono veramente, vi arriveranno diversi messaggi, si apriranno diverse porte dove capirete molte cose proprio per portarvi veramente sulla strada che dovete percorrere. E con veramente una riuscita per voi. E ci saranno anche degli incontri importanti che farete. E avete proprio dalla vostra veramente anche l'amore che vi accompagna. Ma non sentitevi abbandonati, perché siete solo voi che vi abbandonate. Siete voi che vi tradite non credendo in voi stessi. Maresa. Ciao Paola, ciao Lauretta, ciao a tutte. Credete veramente in voi e non c'è nessuno che vi sta remando contro se non voi stessi che state cercando di avete rimpianti sempre, potevo fare, non potevo fare. Adesso è proprio il momento in cui quello che è stato fatto, vado avanti nella mia strada e smetto di abbattermi, smetto di buttarmi giù, cioè rimango veramente nella mia energia, credo veramente in me. Okay? Questo è molto importante. Vediamo quali sono i momenti per questa eclissi di sole. Che meraviglia, alta priestess, alta sacerdotessa, quella che ha tutti i segreti. Quindi usate l'intuizione, usate il mistero che è a vostra disposizione, Ariete. Questi sono i vostri doni che dovete veramente utilizzare in questo momento con questa nuova luna e con questa eclisse, come se si illuminasse qualcosa di nuovo, vi farà vedere, scoprire che cosa veramente è per voi, ok? E che cosa, vedete tutti i segreti che troverete, che cos'è? Io credo in me, come ho detto prima, io credo in me,
Io mi fido di me e credo follemente in me. Mi porto tutti quei segreti, uso la mia intuizione, uso tutti i misteri che io conosco per tornare a manifestare semplicemente chi sono io qui e ora. Ok? Mi arrivi e alla yalla, come si dice qua in Egitto. Toro. Ciao Erika, mia reginella. Vediamo un pochino per il toro. Toro è ora di lasciare andare tutto quello che è stato nel passato e di rispondere alla nuova chiamata della vostra anima che vi sta chiamando per portare nella vostra vita veramente le vostre qualità, per comunque portare ciò che è per voi. Smettete di dover fare le cose per ciò che non è per voi. Ok? E centratevi in quello che siete. E per il toro, allora anche il toro deve togliersi un pochino quel velo dove si nasconde e mostrarsi e guardarsi veramente, riconoscersi. Guardare veramente qual è la sua vera faccia e che cosa è veramente per voi. Perché c'è un'armonia, dovete riportare un'armonia dentro di voi, Toro, proprio per poter fare in modo che questo nuovo inizio abbia veramente una partenza. Cioè, è proprio necessario fare questo ed è veramente molto, molto, molto importante. Sai, Erika, che io appaio nell'invisibile e che mi è molto di casa l'invisibile, quindi ci sta che il tuo telefono mi è stato a parlare con la mia voce senza che tu fossi cosciente. Il tuo telefono sa. E Toro, proprio c'è una nuova, se voi farete questo, c'è proprio una nuova strada che si apre. E ci sarà una manifestazione per qualcosa che potete manifestare, portando veramente un cambio nella vostra vita. Ma dovete, Toro, cambiare qualcosa nelle vostre vite, cioè qualcosa di abitudine che dovete cambiare, che sarà radicale. Se volete veramente il cambiamento di questa luna nuova in bilancia con queste crisi di sole, queste crisi che rompe, possa manifestarsi. E ora veramente guardare tutto questo. Ciao Fede. La mia super sister. Vediamo quali messaggi ci sono per il toro. Dovete fidarvi di quel cuore, fidarvi di quel cuore e trovare veramente qualcuno di cui veramente vi fidate e col quale camminare. È giunto il momento di iniziare a camminare non da soli, ma a trovare la compagnia di qualcuno che possa fare un percorso insieme a voi. Guardate, siete proprio accompagnati da un grande amore, da un grande amore. E smettete di, come vi ho detto, di cercare delle scuse, scusante di persone che c'erano con voi e che vi siete perseguitate. Non è più il tempo veramente fare veramente un grande cambio e lasciare andare quella vanità, quell'ego e rimanere nella semplicità di chi siete. Perché avete veramente, se fate questo, c'è proprio veramente un grande cambiamento e ci sono degli spostamenti che farete molto presto e questi spostamenti porteranno proprio a ritrovare una grandissima riuscita nella vostra vita e a stare bene con tantissime persone che sono già intorno a voi, cui ancora non vi rendete conto perché dovete portare quell'armonia intorno a voi, che è già lì, dovete semplicemente manifestarla. Grazie.
proposte sacre, quindi proprio sono gli accordi in questo momento, gli accordi che vengono fatti tra la grande dea del cielo e suo marito Geb, che si uniscono con Anubis, che è il maestro del cuore, che sta aiutando proprio a curare quel cuore, perché Toro c'è un grande dolore che va veramente lasciato andare in questo momento. Non è più il momento di rimanere nella sofferenza, è il momento proprio di guarire quel cuore, di portarlo in trionfo, di portarlo con voi e di mettersi in contatto veramente con quell'invisibile, no? Che vi mostrerà qualcosa che fino ad oggi è stato non visibile, ma come vi dico sempre, l'invisibile in questo momento è molto più visibile del visibile. Luna, il toro, c'è proprio una direzione di vita, queste sacre proposte che arrivano, questi che stanno camminando con voi, che vi stanno aiutando, è perché dovete veramente focalizzarvi in una nuova partenza, in un nuovo arrivo, c'è cioè qualcosa di nuovo che dovete veramente manifestare. È che è giunto il momento, siete pronti ad andare in quella direzione. Quindi, partenza, via. Grazie Toro, gemelli, gemelli. Vediamo cosa porta i gemelli questa nuova luna in bilancia con l'eclissi di sole. Guardate, io mi riconosco, io so chi sono e a quel punto io posso veramente iniziare qualcosa che proprio per me, qualcosa dove io mi sento proprio comodo, io proprio sto bene. E guarda, c'è una direzione verso la vostra anima, come se la vostra anima vi chiamasse per portare armonia veramente nella vostra vita, affinché voi possiate veramente camminare per quella strada, perché voi possiate veramente essere al centro e avere tutto ciò che è a vostra disposizione. Per un momento rimanete fermi. Rimanete fermi e aspettate che le cose si mostrino. Però non dormite, state svegli, sapete come vi dico sempre. State svegli perché quando arriva la definizione, voi avrete qua davanti, bisogna partire proprio belli, veloci. E bisogna portare una grande armonia verso di sé, un grande perdono verso se stessi, una grande accoglienza verso di voi, con tutte le qualità che voi avete, portare nella vostra vita per voi stessi e intorno a voi per fare in modo che questa luna possa veramente farvi ripartire da un punto dove vi siete fermati. Molto importante. Andiamo per i messaggi. Che voi troverete veramente una persona con la quale poter camminare, con la quale sarete in sintonia e vi accompagnerà. Sono i progetti a due e avete proprio la riuscita e troverete delle idee che vi arriveranno per fare diverse cose. La riuscita c'è, non preoccupatevi, non pensate che queste idee non possono andare avanti, cercate di essere positivi. Ok? Molto importante. E non abbattetevi, fate riunioni in mezzo alle persone, ascoltate e non sentitevi che loro prendono decisioni per voi, ma voi potete veramente manifestare chi siete in questo momento. E ci sarà veramente, passando qualche piccolo ostacolo, ma cosa da poco, una grandissima riuscita che avrete. Vi troverete al centro, c'è come una passa, passare come in un corridoio per passare oltre e riuscire a trovare veramente quello che è veramente per voi. Okay? Vediamo quali sono gli aiuti per i nostri cari giorni.
Qui dovete creare le proposte sacre, dovete iniziare a creare qualcosa che sia veramente, veramente, veramente per voi. E, perché avete la dea del cielo e gli oggetti della terra, quindi come se voi foste veramente in mezzo a loro due respirando. Avete grandi respiri e potete veramente portare veramente una nuova creazione che parta veramente dal creare dei vincoli e dei nuovi agreement con delle persone che saranno veramente molto importanti per voi, per la vostra vita, per quello che potete fare. C'è una nuova visione. Tramite questi nuovi agreement, voi avete una nuova visione che arriva nelle vostre vite, che si aprirà per darvi modo di poter veramente cambiare qualcosa e trovare armonia nelle vostre relazioni. Importantissimo, ok? E miei amici, Cancro. Però bilancia, a te Monica, un piacere. Cancro, voi avete tantissime qualità, smettete di tenere nascoste quelle qualità e ora che le portiate nella vostra vita, a vostra disposizione e a disposizione di questa luna che vi apre qualcosa di nuovo. Ricordatevi, è un nuovo inizio che ci chiede di manifestare chi siamo, un nuovo inizio che vi chiede di manifestare in armonia chi siete e di nuovo ci porta armonia nella tua vita, mio caro Cancro, perché tu hai tutto a tua disposizione, è la strada nuova davanti a te che si mostra per poter camminare, quindi abbi il coraggio di iniziare a attraversarla come se aveste paura quasi di entrarci dentro. Invece dovete avere il coraggio di poter camminare in quella strada e proprio andando nell'essenza, no? E portando veramente, portando e manifestando le vostre qualità semplicemente a disposizione vostra, a disposizione del progetto che state creando. È molto importante. Per il cancro. C'è proprio un'armonia cancro che arriva a casa vostra, un nuovo modo di essere in armonia proprio per voi, guardate. E scoprirete anche tanti segreti che avete voi dentro, che tenete nascosti, che devono essere portati fuori, questi segreti. Porteranno la vostra vita veramente una riuscita anche nel lato amoroso, ok? Però dovete manifestare e dovete veramente mettervi in contatto con il cuore, che è proprio il vostro cuore, che è proprio quel bambino che ha quell'innocenza per poter camminare e fare quello che fino ad oggi non vi siete permessi di fare, ok? E sarà certo, ci sono dei cambiamenti, portare con l'armonia, ci sarà qualche rottura che deve essere fatta, qualcosa che deve essere come un pus che deve essere lasciato andare, no? Per poi ritrovare veramente voi stessi, ritrovare chi siete e potervi come dimostrare nella vostra bellezza, no? Non abbiate veramente. Abbiate paura perché siete terrorizzati di mostrare veramente la vostra bellezza, di mostrare veramente chi siete. Non abbiate paura, no? Paura, ok?
aiuti il cancro. Guardate, è proprio il tempo giusto per le direzioni. Guardate che meraviglia, c'è il meraviglioso amore al cuore condizionato, con su che Dio della luna, no? In questa eclisse, e la stella Sotis, il Sirio che espande come se dal vostro cuore tutto si espandesse intorno a voi. E quindi è proprio l'amore, prendetevi cura di quel cuore, prendetevi cura di quel cuore che avete dedicato, ed è veramente molto importante. Fidatevi del vostro cuore, smettete di pensare come lo riferisce, ma abbiate il coraggio di uscire fuori da quel cuscettino. Tutto perché? Perché se io prendo il giusto tempo e direzione e manifesto veramente già tramite l'amore veramente chi sono, io mi prendo la responsabilità di chi sono, non nella parte devo essere serio, devo fare il bravo, no, devo riconoscere chi sono io oggi, chi sono io oggi. Allora in quel momento lì tutto si potrà veramente manifestare solo nel momento in cui riconoscerete chi siete tramite quella stella. Sotis, se ricordate che Sirio, io mi manifesto e faccio vedere la mia luce. Posso uscire da quella caverna, da quel guscio e mostrare chi sono. Forza, caro, ce la potete fare. Leone, vediamo per Leone la Luna in bilancia con l'eclissi di sole, cosa ti vuole dire? C'è una luce stasera che fa quello che vuole, non ha mai fatto una luce così verde, ma stasera siamo con la luce verde e sarà l'eclissi che la sta facendo cambiare colore. Leone. C'è un grande abbandono del passato, lascio andare il mio passato, è finito. Mi permetto veramente di poter camminare dove veramente io sto comodo, non mi interessa quello che c'è stato prima. Oggi mi creo uno spazio dove io posso camminare veramente, essere me stesso. E guardate, una cosa meravigliosa di voi, potete trovare una grande la vostra parte femminile e la vostra parte maschile. E c'è proprio bisogno di portarla con l'armonia per aprire le nuove strade. Si mostrano davanti a voi, potete scegliere, sarà più di una strada, ma smettete di avere paura e di nascondervi. Perché qui c'è bisogno di che voi mostrate veramente chi siete e se volete andare uscito, dovete camminare con la strada. E dovete veramente rompere ciò che fino ad oggi avete fatto. Dovete rompere quella strada, rompete un attimo gli schemi. Se volete veramente riportare quell'armonia che vi faccia poi ritrovare esattamente dove dovete essere. Altri messaggi per il Lion. Guarda, a casa vostra comunque avete una riuscita, quindi inutile che vi nascondete, perché ormai non è più tempo, con l'eclisse sapete che non si può nascondere. Avete una riuscita, ci sono piccoli ostacoli da sistemare, ma sono piccole cose, novità che arrivano per voi, smettete di abbattervi moralmente e andate veramente avanti e non abbiate rimpianti, smettete di dire io. Che è questo, quello. C'è proprio l'armonia che arriva e tramite che cosa? Tramite un grande amore ci sarà anche
L'amore che mi aiuta a superare diverse cose e c'è proprio un cambiamento arriverà secondo me a qualcuno proprio molto importante per te e proprio a livello di cuore che aiuterà a superare proprio questo momento, a superare quella strada, come se voi dovessi veramente fare un cambio, ok? E come se fosse tentennando, faccio, non lo faccio, sì, no. Invece è proprio il momento di andare con la strada e questa persona vi aiuterà, come vi darà una spinta, questa collaborazione o questa relazione o questa persona per poter trovare il coraggio di camminare in quella strada che è esattamente la vostra. Okay? Leone, vediamo quali sono gli aiuti. Guardate, le influenze cosmiche, quindi dal cosmo troverete degli aiuti, avete proprio la dea Marte, la dea della giustizia, quella che porta l'ordine cosmico dal cielo alla terra, il dio Thoth, dio della scrittura, dio della magia, dio della matematica, che vi aiuterà anche a sistemare diverse cose, e una grande rinascita, perché vedete, pera sale da sotto e arriva fino al sole, quindi proprio come se dovesse prendere in mano quella grandissima rinascita. Sì, tra poco, Valeria. La Vergine. L'ultimo aiuto per il Lion. L'amore, l'angelo custode, una grande protezione, cioè leoni avete una grande protezione, veramente, cioè veramente andate avanti e tramite tutto questo cuore che sapete benissimo che la dea Mat è la dea che pesa il cuore per vedere se siete stati giusti e l'amore arriva in vostro aiuto, quindi andate avanti e fidatevi veramente di chi siete. Grazie, Leone. Vergini, verginelle, verginelle. Sì, questa carta è meravigliosa, vero? Verginelle, verginelle. Pronti via, vediamo questa luna in Libra con l'eclissi di sole, proprio dentro l'eclisse in questo momento. Guardate, c'è veramente una spinta a manifestarvi e a uscire fuori, Vergine. Una grande spinta a manifestarvi in una vostra, sì, rigidità, in una vostra, comunque, un vostro modo, no? Di voler essere in un certo modo, ma proprio è una spinta a manifestare voi, semplicemente chi siete. Proprio c'è questa strada che si apre per voi, lasciando, rispondendo a una grande chiamata, partendo veramente per una nuova strada che si sta armando per voi. Questa nuova strada voi manifesterete chi siete, perché avete finalmente compreso, Vergine, quali sono i vostri doni. E quindi è giunto il momento di smettere di nasconderli, ma di portare a vostra disposizione e tutto il vostro popolo e di non essere rigidi, ricordatevi questo. Molto importante, Virginelle, non sapete, i miei Virginelle lo sanno, ci scrivono sempre e vi riconoscerete, avete le strade aperte per voi, ma ricordatevi, per camminare in queste strade, Vergini, dovete portare il vostro cuore, 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 cuore. Quindi non dimenticate il vostro cuore, portatelo e camminate nelle nuove strade con leggerezza, perché solo con la leggerezza riuscirete a bypassare quegli ostacoli che si possono mostrare. Andiamo con il messaggio per la Vergine.
La fedeltà, fedeltà verso di voi, fedeltà in chi siete, avete proprio come trovare quel vostro centro dove siete comodi, dove però non c'è quella rigidità, ma c'è ciò che è giusto per me, ciò che io posso portare nella vita è giusto per me. Cercate di tornare a non dover fare le cose per gli altri, ma fate veramente le cose per voi stessi. Vi troverete in mezzo a delle persone e fidatevi di pensare che siete sempre sotto a qualcuno che può ostacolarvi. Basta con questa paura, perché l'amore vi aiuta a passare tutto questo. C'è proprio come se voi faceste degli spostamenti per trovare veramente quell'armonia, quel centro di manifestazione di quello che dovete fare. Avete proprio dei piccoli ostacoli da passare, ma sono cose molto leggere e vi troverete veramente una grandissima allegria assieme alle persone. Dove starete molto bene, anzi, vi stupirete anche di voi stessi di quanto state bene insieme a queste persone, perché sapete che siete un po' restii in questo momento, quindi fluite, lasciatevi andare, ok? Diamo gli aiuti delle nostre vergini. Mio amato il maestro del cuore. Vedete, siamo sempre lì, col cuore, bisogna collegarsi con quel cuore, essere un pochino più magnanimi verso voi stessi e lasciarvi veramente guidare da questo maestro che è venuto da voi per aprire le strade. Ok? Ricordatevi. Lui è l'apertura del santo, andiamo a capire le porte, ok? Apri le porte per cosa? Per farvi vedere la bellezza, per farvi vedere l'arte, per collegarvi col bello, per collegarvi con l'armonia. Vergine, bellissima questa apertura di Anubis che vi apre le strade affinché Venus possa tornare in armonia con voi, chiedere cosa veramente come le cose e riportare veramente tutto ciò che volete nel modo più semplice. Grazie, Vergine. Libra, Libra. Luna in Libra per la bilancia e eclissi in su. Cosa mai vuol dire le bilancine? Ah! Ah! Bilance. Questa luna in Libra. Prego, Verginelle, è un piacere. Vi voglio bene. Questa luna in Libra, mie care bilance, vi arriva proprio per farvi un cambio, un change, no? Un grandissimo change per portarvi dove? Al centro del vostro mondo, dove avrete tutto a disposizione. Però per favore lasciatevi portare in quel centro, abbiate il coraggio di lasciare che questa cosa si manifesti, ok? Mie care Libra, qua questo viaggio, in questo cambio, in questo taglio che l'eclissi di sole vuole portare, c'è bisogno di portare il cuore. Non possiamo dimenticarci il cuore, veramente, e quel cuore vi porterà veramente al centro di tutto, al centro di quello che vi serve. Vi accorgerete quanto avete intorno, che è tutto a vostra disposizione, che la vostra anima vi sta chiamando. C'è proprio la chiamata dell'anima, capite? E l'anima dice basta nasconderci,
vai dentro l'essenza, scava all'interno e tira fuori quel diamante che è tuo e ti appartiene e che tu conosci e porta fuori le tue doti. Usa quelle doti che hai, bilancia, perché tu le hai quelle doti, no? E abbi il coraggio veramente di portare quella mia nella tua vita. Porta veramente quell'ordine, metti giù quelle basi, senza avere paura che sia un nuovo ricominciare, ma non è un nuovo ricominciare, voi sapete già tantissime cose e avete già a disposizione tutto, però c'è come bisogno di fare un attimino un reset, un reset di poter ripartire. Ciao Claudia, ah, benvenuta, ciao Claudia e ciao Avesani. Libra, super libera. Sentivi che parlavo di te, eh? Si chiamano le orecchie. Vediamo quali altri messaggi arrivano per la Libra, per la bilancia. C'è proprio un cambiamento. Non preoccupatevi se ci sono persone intorno che vi danno informazioni sbagliate. Qui è proprio il momento, voi dovete centrare e se ascoltare quello che è giusto per voi. Siete voi che avete, come dire, in mano il coltello dalla parte del manico in questo momento e potete decidere, nessun altro può decidere al vostro posto. Ok? Guardate, voi avete l'amore a vostra disposizione, ma quell'amore lì è ancora nascosto perché c'è un passaggio che voi magari dovete fare e che ancora vi sentite bloccate, vi sentite che qualcuno ce l'ha con voi, ma non è assolutamente così. Ci sarà una nuova persona, secondo me, che arriverà nella vostra vita, quindi cercate di stare attenti e apritevi e non rimanete sempre nel già criticare prima ancora di conoscerla. Lasciate che le cose accadano, lasciate fluire le cose, state ad attendere e guardate quanto la bellezza delle cose si sta manifestando se lasciate fluire senza mettere il vostro dito e avete proprio l'uscita. E non lasciatevi portare fuori da persone che possono essere un po' negative, che possono essere criticanti, no? Ma rimanete veramente dentro di voi, perché comunque avete una riuscita. Il segreto, mie care bilance, è non stoppi nei rimpianti. Quello che è passato è passato e io devo comunque darvi la possibilità di poter andare oltre. Okay. Quindi datevi la possibilità di pulire, no, quel vetro e di guardare veramente le cose in un altro modo, avere la possibilità di fare in modo che questa eclisse veramente vi tolga tutto quello che non è più per voi. Quindi lasciatela fare, lasciatela agire. Okay. Vediamo quali aiuti avete per e anche voi vedete. Femminile e maschile che si uniscono. La grande dea del cielo con il dio della terra. Lui la sostiene da sotto e lei alla notte ha il corpo tutto coperto di stelle in questo caso. Oppure mangia di giorno, mangia il sole e lo partorisce la sera. La creazione di proposte sacre. C'è bisogno di tornare alla verità di quello che è veramente per voi. Lasciate andare quello che non è per voi, dovete fare le cose come le volete voi. Lasciate che l'universo vi stupisca. Sì, Pavisani, alleluia, alleluia. Alleluia. Vediamo gli altri aiuti. Guarda un po'. Amore incondizionato. Quindi tutto questo passa da dall'amarmi un po' di più, perché se io mi amo un po' di più,
cose si manifestano, quelle sacre proposte, le posso manifestare nella mia vita. Ma se io non mi amo, chi mi amerà mai? Nessuno. Quindi fate in modo di amarti affinché veramente tutto possa essere manifestato, quelle relazioni possono essere riportate veramente nella verità, nell'assoluta verità. Grazie Libra. Scorpio, 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 Scorpio. Miei scorpioncini doc. Proprio Scorpione, questa luna. Però vale, c'è una persona del passato che deve essere lasciata andare e che non fa più per voi. Voi avete una nuova chiamata, c'è qualcosa di nuovo che vi sta aspettando e c'è bisogno di portare quella mia e quello che è stato e di camminare veramente nel mondo. C'è un grande rilanciamento, mettere giù veramente con le basi, perché è proprio un nuovo inizio, qualcosa di nuovo, e io inizio a camminare cercando veramente quello che è per me e rimanendo anche un attimo fermo. Questa eclisse, provate a non fare nulla, Scorpione, fate stare un attimo un po' ok? Però seguite, perché c'è come un'illuminazione, una stella che si accende, che vi illuminerà qual è la strada che dovete seguire. Iniziate a camminare per quella strada e credete in voi e portate tutta la luce. Qui c'è un grande cambio, Scorpioni, un cambio che vi porta in contatto con ciò che la vostra anima vuole farvi vedere ed è un cambiamento dove dovrete lasciare il timone alla vostra anima, perché è giunto messaggio per lo Scorpione. Camminate per la vostra strada e non siate gelosi di nessuno. Non lasciatevi portare dalle gelosie delle persone, da momenti di attrito che ci possono essere nel mondo, ma rimanete veramente in un'essenza proprio di pulizia totale. E i miei cari scorpioni, qua mi sa che c'è anche un incontro interessante che arriva. Però voi vi sentite sempre, come dire, soggiogati, no? Da questa persona. Invece questa persona va comunque pulito il campo, okay? E va a rimanere veramente in grande armonia, perché l'uscita è per voi. Quindi lasciate andare le persone che parlano, cioè lasciate nella loro energia e voi andate per la vostra strada. Perché se andate dritti per la vostra strada, c'è veramente un nuovo incontro, però voi dovete essere nella vostra verità, dovete essere certi di quello che volete portare e dovete contattare quel vostro cuore di un bambino che avete assolutamente bisogno in questo periodo, passando queste eclisse, questa nuova in bilancia, quella leggerezza, quell'ingenuità e quell'amore e quell'impulsività di quel bambino che fa parte di. Non abbattetevi, incontrate persone nuove, incontratele perché è il momento proprio come di fare progetti con nuove persone che arriveranno nella vostra vita. Momento di change, momento di cose veramente Scorpione. Amato da. Lui è il dio dell'invisibile, quindi dell'immaginario, quindi del profeta di ciò che non si vede. Okay? Quindi lasciatevi portare da lui, lasciate che lui mostri tutto ciò che è invisibile, come vi dico sempre, che è molto invisibile, okay? E lasciate che l'immaginazione arrivi e faccia parte di questo passaggio, di questa vita. Okay,
luna e lasciate andare quel tradimento che sentite da tutto tempo, che è ancora lì, che gira su e giù a destra e a sinistra, e ora che lo lasciate andare, ma che ora che vi abbracciate e nessuno vi potrà tradire, che voi potete vedere l'invisibile, voi potete sentire l'invisibile e nessuno vi potrà tradire, perché voi siete pronti proprio ad accogliervi e a non tradirvi mai più. Ricordate, Scorpione, questa luna in bilancia e le crisi di sole vi chiede: io non mi tradirò più, ma seguirò chi sono, semplicemente io. Grazie, Scorpione. Sagittario, i miei amati Sagittari, ricordate di ascoltare la luna, il segno e ascendente, così magari informazioni. Sagittario, voi qui c'è proprio una chiamatona assoluta, una chiamatona assoluta che vi chiede di portare fuori la vostra essenza. E c'è proprio la ricerca del cuore, miei cari Sagittari, di credere in chi siete. Questa luna in bilancio con l'eclisse vi chiede veramente un grandissimo coraggio di camminare in una strada nuova. Nuova, nuova, nuova. E di andare a vedere quel cuore, di perdonarvi, di accogliervi, e veramente portate quel cuore, perché sarà un passaggio veloce, molto potente che inizia. Quindi lasciatevi portare, e non abbiate paura, non trattenete, è ora di uscire dal solito cammino, non avere più paura e andare veramente avanti. E dovete riconoscervi, Sagittario, portare veramente quello che sapete fare, le vostre qualità, a vostra disposizione. Per un po' rimanete fermi, osservate che cosa sta muovendo intorno a voi, osservate cosa sta arrivando intorno a voi. Siete pronti, perché appena arrivato vi è chiesto di aprire quel cuore, tramite quel cuore espandere la vostra energia. Quindi saranno degli incontri importanti, miei cari Sagittari, però quello passa semplicemente dal avere fiducia in voi, in chi siete. Ci sono dei messaggi che io non smettete di pensare al passato. Oddio, se facevo, non facevo, facevo, non facevo. No, è così, punto. Non c'è nient'altro da fare. E avete proprio una grandissima riuscita voi, ma c'è un cambiamento, perché dovete portare il Sagittario veramente la verità di chi siete voi. Devo manifestare, per avere la riuscita, io devo trovare la mia verità, devo trovare il centro, quello che è per me, senza avere paura di nulla. Okay? Devo lasciare questo cambio avvenga, anche questa rottura, no? Venga fuori. Sì, tu arrivi sempre come il peperoncino sui maccheroni, amore mio. Benvenuta, mia amata figlia. E veramente ci sarà un cambiamento che vi porterà proprio anche a cambiare l'atteggiamento che avete, a smettere di giudicarvi, a smettere di farvi caracchieri. Non è più il momento, Sagittari, è giunto il momento veramente di brillare con queste eclisse, perché a casa vostra avete proprio una riuscita. E l'unica persona che vi sta criticando siete semplicemente. Voglio bene, Olli. Ecco,
cui vediamo quali sono gli aiuti per il Sagittario. L'albero della vita. Ma quest'albero della vita è molto particolare, Sagittario. Attenzione, quest'albero della vita avete la dea Bastet, la dea della sensualità. Quindi cerchiamo di essere sensuali con noi stessi nella nostra vita, di portare quell'armonia, quella sensualità che è diversa dalla sessualità proprio nelle nostre vite. Okay? E il mio amato Anubis è il maestro del cuore con Osiride, Osiride che è il grande Dio, colui che rinasce, colui che ci rigenera, quindi quella rigenerazione che passa tramite essere sensuale e prenderci cura del nostro cuore. Solo questo mix ci potrà fare in modo di poter rinascere veramente e ritornare nel nostro centro. Questa eclissi di sole ci sta chiedendo. Vediamo poi gli aiuti. Il Sagittario, Warrior, credete in. Portate con la vostra parola nel mondo, non abbiate paura. La vostra intelligenza a disposizione del vostro cuore per fare in modo che quella spada, quella verità, non si fermi mai, mai, Sagittario. Voi portate una verità che non può essere fermata. Quindi continuate ad andare avanti e non preoccupatevi, siate fedeli a voi stessi e continuate a manifestare la vostra verità. Grazie, Sagittario. Capricorno. Capricapri. Abbiamo la luna in bilancia e l'eclissi di sole per Capricorno. Sì, Claudia, ti aspetto. Presto, presto, presto. Sono pronta ad accoglierti. Andiamo per Capricorno. Capricorno, c'è un nuovo inizio, ma dovete avere il coraggio di camminare in quel nuovo inizio, darvi la possibilità di camminare in quel nuovo inizio, di uscire da quella impasse dove siete. E non avere paura perché voi avete già tutto a disposizione, non vi manca veramente nulla. Quindi è inutile che tirate ancora il sederino indietro, e è ora veramente di andare proprio avanti, avanti. Guardate, dovete credere Capricorno nel lavoro che portate, in chi siete, nella vostra verità. Voi sapete dentro qual è la cosa giusta da fare. Quindi non fatevi portare avanti perché dovete dare retta a una persona o all'altra, dovete essere fedeli solo a voi. E voi sapete come dovete fare. Fermatevi un attimo se non siete pronti. E fidatevi di quel cuore. Perdonate per quello che è stato fatto. Ma voi avete ben davanti la creazione che volete fare, dove volete arrivare. E sapete anche cosa dovete fare per poterci arrivare? Quindi non raccontatevi panzane, ma andate veramente avanti. State solo veramente aperte per voi, quindi non fatevi distrarre dalle luci della ribalta, da qualcuno che vi racconta delle grandi panzane, ma state veramente centrati in quello che sapete che è per voi, quello che sapete che sono le vostre qualità. E che quelle cose lì le potete portare nel mondo, ok? Nella vostra vita, ma più tanto nel mondo, anche nella vostra vita giornaliera, quotidiana, di tutti i giorni, ok? Messaggio per c'è una grandissima allegria insieme alle altre persone. Ricordatevi sempre. Quella grande ingenuità di quel bimbo, quella bimba che avete dentro. Non la dimenticate, perché quella è una parte di voi fondamentale.
E proprio avete un capricorno, qui c'è un amore, arriva, e con l'incontro, non fate gelosi, non chiudetevi per cose che non volete, ma lasciate che il fluire dell'abbondanza nella vostra vita. E non abbiate rimpianti, non abbattetevi, ma incontrate persone, cercate di stare bene. Sono degli agreement, nuovi agreement che dovete fare con delle persone, ok? Quindi non c'è nessun nemico, l'unico nemico siete voi, per cui sapete chi è con voi, chi invece non è con voi. Quindi non fatevi prendere da persone che vi possono veramente far credere, se voi fate questo, allora tu otterrai questo e quello, no, voi lo sapete dentro. Quindi ascoltatevi, per favore, ascoltatevi e rimanete centrati, rimanete nella semplicità, rimanete qui e ora, i piedi ben piantati per terra, ok? Non lasciatevi portare fuori. Diamo gli aiuti per il ritorno. Quando tocca Capricorno, c'è bisogno di Osiride, c'è bisogno di Osiride che vi dice che c'è bisogno di trasmutare tutta quell'energia, no? E liberamente uscire veramente come veramente quei re e regine che voi siete. C'è bisogno di mettersi in contatto con la bellezza delle cose, con quello che è veramente importante. E non con tutti quei fronzoli che ci possono essere intorno. Quindi semplicità e grande vita. Le cose si fanno solo in quel modo. Capricorno. Karma. C'è ancora qualcosa che dovete vedere perché va comunque trasmutato, come dicevo, e lasciato. Non abbiate paura. Karma non è qualcosa contro di voi, qualcosa che ci aiuta a lasciare andare qualcosa che dove dobbiamo portare un po' di armonia. Quando portiamo quell'armonia, tutto fluisce e tutto va molto più veloce. Grazie, Acquario. Una infra, questa è chissima. Casa 7. Qua qui c'è un cambio bello. Questa eclissi arriva e taglia netta qualcosa perché siete pronti per iniziare qualche altra cosa. Iniziare a farla non nuova, ma iniziare a fare le cose in modo diverso. È come un rigenerarsi veramente acquario, questa cosa. Rigenerarsi e iniziare a fare cose in maniera diversa. La strada che vi porterà è una strada veramente in verità tra il cielo e la terra, è una strada dove voi sarete comodi, dove voi veramente riuscirete finalmente a vedere chi siete. Veramente come se vi vedete. E vi dite, ma io non sono questo, io credo in quest'altra cosa, e vi centrerete quello che veramente credete, e potete veramente manifestarvi, semplicemente mostrare veramente chi siete. Non abbiate paura qua, per favore. Fidatevi di voi, manifestate veramente chi siete. E portate fuori veramente quel progetto, il progetto che volete fare in una grande serietà. E quel progetto va comunque portato senza lasciarvi abbindolare, esatto, abbindolare da qualcuno che vuole cercare di farvi perdere tempo. Seguite solo quello che è per voi. Acquario,
acquario. Allora, troverete veramente questa bilancia degli incontri con delle persone. Forse qualcuno cercherà come di bloccare, ma voi saprete glissare molto bene quelli che cercheranno di bloccarvi e andare avanti con la strada, che è esattamente la vostra. Qualche ostacolo da superare perché avete dei piante che non hanno più senso di esistere, ma dovete stare nella grandissima leggerezza e non farvi portare giù da nulla. Quindi per favore rimanete veramente su, fermatevi nel momento in cui vi sentite abbattuti e attendete, ok? C'è una grande armonia, se fate questo, c'è una grande armonia e un'uscita nella vostra vita e porterete un grande cambio per voi e scoprirete delle cose che ancora al momento erano come nascoste, non le potevate vedere, ma che adesso sono pronte ad uscire. Per l'acquario. Elemento dell'aria, quindi state veramente ardosi, acquari, volate, lasciate respirate, respirate, respirate. È molto importante che voi diate la possibilità di fermarvi nel momento in cui siete in difficoltà, non dimenticate di respirare. E guarda, e fluite, 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 fluite con le emozioni. Guardate la possibilità di respirare, di fluire veramente con le vostre emozioni. Questa luna e queste eclisse vi portano proprio a darvi la possibilità di poter veramente come liberarvi da dei pesi che avete addosso, come lasciarvi liberi da tante cose che oggi dovete portare sulle vostre spalle. E non hanno più senso di esistere. Ok? Ciao Annina. Pesci, le mie pescioline. Pesci, questa luna in bilancia. Cosa vorrà dire questa eclisse, le mie pescioline? Pescioline, è giunto il momento di coraggio di manifestare chi siete. Proprio questo eclissi rompe un involucro per dare la possibilità di vedere chi siete. Ciao Marina! Brava la mia pesciolina, ascolta Angela. Proprio rimanete un attimo ferme. Cioè, non andate qua e di là come fate voi, vi agitate, rimanete un attimo ferme e lasciate, guardate che sì, avete una serie di scelte davanti, non è vero che le avete davanti, quindi qualsiasi strada sceglierete sarà andrà bene, però scegliete quella che consona con voi, ok? E sarete veramente nel vostro centro, ripetete con tutto quello che avete intorno, quanto avete. E riportate un pochino di, mettete giù con le basi, ma messe giù le basi, pesci, proprio perché dovete fidarvi di, se volete fare un cambio, se volete queste eclisse di sole porti veramente un nuovo inizio insieme a questa luna in bilancia, dovete cambiare, dovete mettere giù delle nuove basi, dovete rinnovare quelle radici affinché voi possiate veramente fidare assolutamente e avete veramente tutto pronto per partire, okay? Non vi manca niente, non fate i piagnoni, non incominciate a dire questo, no, non è così, avete tutto pronto, quindi è ora che aprite gli occhi e che avete coraggio veramente di fare la vostra scelta, okay? Perché siete in grado di farla, nessuno vi obbliga a continuare con quello che è stato fatto in passato, si può fare anche diversamente.
c'è proprio una riuscita. Dovete manifestare la persona che siete. Chi sono io oggi? Cioè quello che sento, quello che sono, lo devo portare. Basta che continuo sempre a trovare delle scusanti, poi piango perché le cose non vanno mai bene, no? E smettete tormento, avete questo tormento che continua, invece dovete veramente affidarvi alla mia nella vostra vita, perché avete veramente la riuscita, e però siete voi che la bloccate. Quindi siete sempre detto che fate lacrime per un dispiacere o l'altro, chiudete tutte queste strade e guardate avanti. Cosa c'è? Perché c'è comunque un cambiamento, c'è comunque un'allegria che arriva nella vostra vita e c'è proprio bisogno anche per voi di ritrovare quella purezza che avete dentro, di quel bambino, di quel cuore che avete dentro. Se voi ritrovate quella purezza, riuscirete veramente a fluire in questa eclisse, in questa nuova luna, per un nuovo cammino. Ed è giunto il momento anche per voi di essere felici. È giunto il momento che vi date una chance. È giunto il momento che smettiate sempre di sentirvi gli ultimi, sempre quello che vi succede qualcosa. Basta. Fatelo. È pronto. Aiuti. Dire, facile a dire, ma è difficile farlo. Non è vero. Non è difficile. Basta volere, le cose si manifestano. Guardate un po'. Cosa vi serve? La dea basta. Vi serve collegarvi con l'istinto, vi serve veramente collegarvi con la sensualità delle cose. Cercate di sentire il bello delle cose, quello che è morto, quello che è intorno a voi. È giunto il momento che voi usiate l'istinto che avete. È inutile che fate sempre i piagnoni e non usate quello che è il vostro istinto. Però tramite quella grande sensualità, quell'istinto, voi potrete capire qual è la strada che vi sta attendendo pesci, ok? Perché? Perché tramite tutto questo avete la guarigione. C'è una grande guarigione pesci che arriva per voi, quindi per favore usate questo istinto per finalmente guarire veramente dentro di voi, per darvi la possibilità di guarire quell'anima, guarire quella strada, guarire tutto ciò che è stato fatto fino adesso. E io posso cambiarlo, continuo. Quindi, pesci, per favore. Avanti. Sì, brava, c'è, ascolta la tua. Grazie mille a tutti. Buona eclisse, buona luna nuova in bilancia, buon percorso. E questo corridoio di eclisse, queste due eclisse veramente possono portare a tutti una grande chiarezza. E il coraggio di fare quel cambio, quelle eclisse ci portano a fare, rompono qualcosa. Ci fanno anche arrabbiare perché ci portano via delle cose, ma ricordatevi, quelle cose non erano per noi. Quindi guardiamo che cosa è per noi e portiamolo nella nostra vita. Perché se fluiamo con il cambio e guardiamo il grande disegno che sta mostrando intorno a noi, riusciamo a capire il grande disegno dell'anima, il grande disegno del cosmo. Dall'alto è tutto, fidatevi, è assolutamente perfetto quello che vi arriva, è molto meglio di tutto quello che voi state chiedendo e state intestando a voi. Vi voglio bene, un bacio grande, buon percorso, buona luna, grazie, grazie a tutti, grazie a tutte e buona serata. Ciao a tutte.